La politica è in stato di massima allerta e di attenzione nei confronti dei temi economici che animano il paese. Berlusconi ha parlato di una situazione che non poteva essere prevista, riferendosi alla crisi mondiale che da qualche mese preoccupa tutti i governi. Il leader del Partito Democratico, Walter Veltroni, risponde dicendo che il governo del nostro paese in realtà non ha idea di come affrontare la crisi. Sul federalismo fiscale si registra comunque un atteggiamento più collaborativo da parte di tutti, anche se l'opposizione pretende di conoscere i costi effettivi di tutta l'operazione. Sentiamo Bricolo della Lega e Finocchiaro del Partito Democratico. Siamo convinti che se c'è una volontà di contribuire in modo costruttivo alla stesura di questo testo, troveremo l'accordo anche con l'opposizione. Restano alcune questioni per noi decisive, strategiche, potrei dire, sulle quali attendiamo ancora di poter convergere, se possibile, ove possibile. Nel mentre, la riforma della giustizia venerdì approderà in Consiglio dei Ministri, ma prima se ne parlerà in un vertice di maggioranza. Il Partito Democratico intanto fa sapere che ci sarà collaborazione dall'opposizione solo se la riforma ricalcherà la bozza di Fini. Sentiamo UDC e Popolo della Libertà. L'UDC ha fatto sulla giustizia proposte serie per renderla più rapida e più certa. Aspettiamo di sapere quali il governo intende condividere. Siamo pronti al dialogo, ma il dialogo non può essere prendere o lasciare. È possibile un dialogo tra maggioranza e opposizione sulla giustizia, anzi sarebbe molto utile al Paese. Ci auguriamo che il provvedimento che sarà approvato dal Consiglio dei Ministri venerdì possa essere condiviso anche dall'opposizione.